E là, salve a tutti. Voglio parlarvi di un libro che veramente è eccezionale. Eccolo qua. Waiting for Robert Capa, di Susana Fortes. Questo è un bellissimo libro che parla di chi? Di Gerda Taro, naturalmente, la compagna di Robert Capa. E a differenza del libro di cui abbiamo già parlato, che c'è questo qua, La ragazza con la Laika, un altro bellissimo libro, che però non è un romanzo, questo è un romanzo e quindi c'ha tutto il pathos del romanzo. E l'autrice è spagnola, il libro purtroppo non è stato tradotto in italiano, ma l'ho trovato in spagnolo, in francese, in inglese, in tedesco e mi pare anche in polacco, quindi leggetelo nella versione che vi pare, ma leggetelo perché è bellissimo. Ambientato durante la guerra civile spagnola, parla delle avventure di questi due compagni che stanno insieme, si amano completamente, e è romanzata, però tutta basata su episodi veri, la verità. Io, ripeto, non sto lì a raccontare il romanzo, però c'ha il pathos di un romanzo d'amore, il pathos di un romanzo di guerra, il pathos di un romanzo di avventura, fino all'ultima pagina, anche se sapete come va a finire, perché magari avete letto quest'altro libro, oppure conoscete la storia, bene, fino all'ultima pagina vi attanaglia. Leggetelo. Se potete leggere nella lingua originale, che è lo spagnolo, fatelo, altrimenti in una qualsiasi situazione. Purtroppo non è stato tradotto in italiano, però su Amazon ci sono tutte le versioni. Quindi leggete, ripeto, Waiting for Robert Capa, Susana Fortes, questa edizione, vabbè, quella inglese, ma la trovate su Amazon, leggetelo, veramente vi trascina in un mondo passato, in un altro mondo lontano dal nostro, ma proprio per questo non meno eccitante, anzi più eccitante di questo. Buona lettura.